Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Fabrizio, benvenuti, bentornati. Oggi cercherò di spiegarvi in maniera semplice le scale modali, i sette modi greci. Allora, non è un argomento semplicissimo e probabilmente farò più di un video per poter, diciamo, spiegare più approfonditamente in passi successivi tutte le, diciamo, gli impieghi. Appunto come possiamo improvvisare con questi modi. Innanzitutto vediamo in maniera semplice come si formano questi modi qua. Allora, premetto che bisognerebbe avere una conoscenza dell'armonizzazione degli accordi e della tonalità in generale, ok, per capire meglio questo argomento. Comunque, proverò a farlo in maniera molto semplice. Si parte dalla scala maggiore, ok? Si parte dalla scala maggiore. Io oggi, guarda, non userò neanche le note sul pentagramma, le scriverò proprio così, in questo modo. Quindi partiamo dalla scala maggiore: Do, Re, vediamo se si vede, sì, Mi, Fa, Sol, La, Si. La scala maggiore viene sempre impiegata, diciamo, la scala maggiore di Do, per spiegare un po' tutti gli argomenti di armonia che poi tendenzialmente andremo a spostare nelle varie tonalità. Quindi noi prendiamo come scala di base, scala di impianto, oppure come possiamo chiamarla, scala madre, da dove tutto nasce, no? Allora, vediamo un po' com'è che funzionano i sette modi greci. Intanto bisogna capire com'è che si formano. In maniera molto semplice, per costruire le altre scale, che saranno tutte, diciamo, figlie di questa, basterà prendere la nota successiva. In questo caso prendiamo la nota successiva della scala di Do e Re, basterà ricopiare Re e tutte le altre note in questo modo, con questo sistema semplice. La, Si, Do. E così abbiamo la seconda scala. Andiamo avanti, prendiamo Mi, lo ricopiamo. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. E così via. Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Fa, andiamo ancora avanti, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, e procediamo con l'ultima scala, che appunto partirà da Si a questo punto, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Allora, con questo procedimento semplice otteniamo i sette modi greci. Ogni scala adesso prenderà un nome. La prima si chiamerà modo ionico, ionico. La seconda dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e locrio. Quindi con questo procedimento, ok, con questo procedimento molto semplice, noi ricaviamo le sette scale, i cosiddetti modi greci. Diciamo che sull'argomento ci sono veramente, come dire, è molto difficile sia da spiegare sia da fare proprio per poi poterlo utilizzare sullo strumento. Però io appunto sto cercando di muovermi a piccoli passi per cercare di farvi capire in maniera semplice come si costruiscono queste scale. Ok, praticamente adesso noi abbiamo sette scale. Sono tutte figlie della scala maggiore di Do, che chiameremo scala madre, ok? E di conseguenza abbiamo, come vi ho fatto vedere, tutte le altre.
La cosa, diciamo che possiamo dividere in due modi. Esistono due modi per poter, diciamo, principalmente possiamo riassumere in due modi che si possono, con cui si possono usare queste scale nell'improvvisazione. Allora, intanto bisogna un attimo rendersi conto che queste scale sono appunto tutte, vengono fuori dalla scala di Do maggiore, ma praticamente, diciamo, è come se, pur essendo la stessa scala, no? Vedete che, e poi le note sono tutte prese da questa scala qua, però andando a cambiare la tonica, cioè facendo in modo che la seconda scala parta da Re, la seconda scala parte da Mi, da Fa, da Sol, da La e da Si, possiamo dire che la tonica, no, possiamo dire, diciamo, la tonica di ogni scala diventa Re, diventa Mi, Fa, Sol, La, Si. A questo punto la tonica non è più Do che comanda, no? La tonica è appunto cambiata. Quindi ogni scala adesso vuole, diciamo, diventare, come si può dire, indipendente, come se fosse, come se fossero sette mondi che vengono fuori da un'unica scala, ma che poi una volta sviluppati tendono e vogliono essere, diciamo così, indipendenti. Tant'è vero che ogni singola scala potrebbe essere estrapolata per essere utilizzata in maniera specifica su un accordo, no? Allora, vediamo un attimo. La cosa da sapere subito è che ci sono sette scale, di cui la prima sarà maggiore, maggiore, lo sappiamo, vabbè, questa è la nostra scala maggiore, la seconda, partendo da Re, essendo tonica Re, praticamente scopriremo che è una scala minore, appunto sapendo perché l'intervallo fra Re e Fa è di terza minore, perché c'è un tono qua e un semitono, quindi praticamente intanto com'è che si fa capire se una scala è maggiore o minore? Vedendo l'intervallo che c'è fra la prima e la terza nota. Spero che siano cose che voi comunque sappiate già un po' per capire l'argomento, ok? Quindi, alla fine della fiera, la seconda scala sarà una scala minore. La terza scala sarà una scala minore. La quarta scala sarà maggiore. La quinta scala sarà appunto maggiore ancora. E poi abbiamo le ultime due che sono minori. Minore e minore. E intanto, per cominciare a capirci qualche cosa, potremmo anche dividerle, appunto, come se per fare due pacchetti distinti. Quindi dei sette modi greci ne abbiamo 1, 2, 3 che sono maggiori. 1, 2, 3 e 4 che possiamo considerare minori. Quindi abbiamo 3 modi maggiori e 3 e 4, scusate, modi minori. Ok, allora a questo punto che cosa possiamo dire? Possiamo dire ancora che essendo che ogni scala vuole diventare, come dire, indipendente, cioè essere lei, diciamo, a padroneggiare, possiamo dire così, sarà molto importante andare a vedere la struttura, ok? Quindi tono, semitono, tono, tono, tono. Semitono e poi per arrivare a Re di nuovo abbiamo un altro tono. Per esempio, se io volessi fare un modo dorico di qualsiasi tipo, cioè nel senso senza fare tutta questa pappardella partendo da Do e sviluppando le tre scale, ma volessi fare il modo dorico di Fa, di Sol, di La, di Si, di quello che volete, basterà rispettare questa struttura tono, semitono, tono, 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 semitono, tono, per costruire la mia scala dorica. Diciamo, cominciamo a capirci un pochino su questa cosa qua. Adesso c'è da dire anche un'altra cosa, che praticamente siccome ogni scala viene a crearsi su ogni grado della scala, sappiamo che nella tonalità maggiore, nel primo grado verrà fuori Do maggiore, qui Re minore, Mi minore,
Fa maggiore, Sol maggiore, La minore e Si diminuito. Quindi allora ripeto, la scala maggiore quando viene armonizzata ha il primo, il quarto e il quinto grado maggiori, cioè Do maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore. Poi il secondo, terzo e sesto sono minori e il settimo è diminuito. Siccome ogni scala appunto parte dal grado della scala maggiore, vedete? Do maggiore lo potremmo impiegare sull'accordo di Do maggiore. Re dorico andrà sul Re minore. Mi frigio andrà sul Mi minore. Sì. Lidio, Fa maggiore. Misolidio, Sol maggiore. E olio, La minore, che poi il modo olio è la nostra relativa minore. Il locrio, andiamo sul Si diminuito o semidiminuito se lo portiamo alle settime. Ok? Quindi in realtà quello che vi dicevo prima sull'utilizzo dei modi greci nell'improvvisazione, abbiamo, come vi dicevo prima, due fasi, diciamo, distinte. La prima fase è quella che ci permette, all'interno di un'improvvisazione in tonalità di Do maggiore, è quello di utilizzare la scala giusta sull'accordo in maniera specifica, un po' come avevo fatto nel video le scale pentatoniche sugli accordi. Ok, avevo fatto un video tempo fa che parlava appunto dell'utilizzo della scala pentatonica su ogni singolo accordo. Ecco, qui praticamente è la stessa cosa. Nel senso, potremmo ipotizzare, lo faccio qua sotto, scusate, potremmo ipotizzare di prendere il nostro classico giro, per esempio Do, Sol, La minore, Fa, che sarebbero i gradi appunto 1, 5, 6, 4. Proviamo a utilizzare i modi greci su questo giro. Quindi dal punto di vista teorico, quando suonerò in Do, utilizzerò la mia scala a partire da Do. Quando andrò in Sol maggiore, utilizzerò la scala a partire da Sol, la scala misolidia. Quando andrò in La minore, utilizzerò questa. Quando andrò in Fa, utilizzerò questa qui. E qui nasce il dilemma, secondo me, che si dice, vabbè, ho capito, ma che cavolo stai dicendo? Questi qui non sono i modi o l'improvvisazione modale. Questa è sempre la scala maggiore che parte dai gradi differenti. Diciamo che potremmo anche dire così, effettivamente è la scala maggiore e io decido di partire dalle varie toniche. Però il discorso è che, è per quello che divido, diciamo, cominciamo a improvvisare con i modi greci in due modi diversi. Il primo modo è questo, che è quello decisamente più semplice e forse anche, passatemi il termine, meno interessante. Ok? Tuttavia, uno studio attento, secondo me, è importante. Molti, per esempio, questa cosa qua non la ritengono una cosa buona, perché praticamente cosa succede? Che dicono, vabbè sì, ma è sempre la scala di Do. Ma, attenzione, è molto importante, secondo me, soprattutto per chi è nei primi anni di studio e per chi si avvicina all'improvvisazione, diciamo, cercare di capire che cosa si fa quando si improvvisa, perché l'approccio di solito del chitarrista è quello un po', tra virgolette, un po' quello istintivo, un po' quello che mette la pentatonica, che però sfido la maggior parte dei ragazzi che vedo io, magari non hanno, come dire, un senso della nota che stanno premendo, va bene? Quindi secondo me l'utilizzo dei modi all'interno della tonalità, quindi nella tonalità di Do, quindi con gli accordi Do, Re minore, Mi minore, Fa, Sol, La minore, Si, può essere molto d'aiuto per cominciare a muovere
un'improvvisazione che sia un'improvvisazione più specifica sugli accordi. Quindi praticamente quando ci sarà l'accordo di Do, io partirò con tonica in Do per assaporarne proprio il suono, e quando arriverà Sol partirò, magari mi sforzerò di partire anche in maniera un po' così scolastica, utilizzando le note Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, che adesso poi vi faccio vedere nella seconda parte del video un sistema, diciamo, pratico per poterla usare, ok? Quindi in realtà cominciare ad avere un ragionamento per il quale comunque quando si suona dobbiamo pensare all'accordo che c'è sotto è molto importante. A parte che non è facile quando uno viene accompagnato e dice vabbè adesso fai la solo, e gli accordi quali sono? Questi, e tu vai e fai la solo. È molto più complicato, secondo me, cominciare a dire aspetta, adesso cosa sta facendo? Sta facendo il Do, allora mi devo sforzare, sta facendo il Do maggiore intendo, allora mi devo sforzare di cominciare a usare questa scala con un senso logico. Magari il primo senso logico che posso trovare è partire proprio dalla tonica. Successivamente, quando diventerò più bravo, allora mi muoverò diversamente. Però per cominciare a far chiarezza, soprattutto sui modi, sui modi greci, è importante cominciare a usarli anche in maniera scolastica, in questo modo, cioè Do maggiore, modo ionico, Sol maggiore, modo misolidio, cioè la stessa scala a partire da Sol, ma intanto comincio ad abituare l'orecchio e quando arriva un accordo io lo sottolineo partendo con la scala più adatta per quel tipo di accordo. Ok, allora questa è, diciamo, era la mia, il mio primo video sui modi greci. Spero di non aver in realtà fatto più confusione che altro, ma non credo, insomma. Allora praticamente rifacciamo velocemente, abbiamo la nostra scala maggiore, ok? Ricopiando sempre la nota successiva otteniamo i nostri sette modi greci. Questi sette modi greci possono essere utilizzati, un modo per ogni accordo, all'interno della mia, diciamo, tonalità maggiore, che in questo caso è la tonalità di Do maggiore, perché io ho scelto come scala d'impianto la mia scala di Do, ok? E quindi, prendendo ad esempio un giro così, che poi è un giro usato tantissimo, specialmente negli ultimi periodi, diciamo, Do, Sol, La minore, Fa, mi sforzerò di utilizzare la scala giusta tutte le volte che arriverà l'accordo richiesto, ok? Cioè l'accordo, la scala richiesta, la dovrò inserire, quindi Do, scala di Do, Sol, scala di Sol, misolidio di Sol, La minore, eccetera, eccetera. Questo è il primo passo per cominciare ad avere un'idea di come bisogna suonare sugli accordi e come si possa suonare in modo modale, cioè utilizziamo un modo su un accordo. In questo caso siamo all'interno di una tonalità. Il passaggio successivo sarà quello di rendere ancora più indipendenti queste scale ed usarle a nostro piacimento. Vedremo più avanti nei prossimi video. Ok? Adesso vi faccio vedere come si può utilizzare questo sistema sulla chitarra. Allora, eccoci qua con la chitarra. Allora, premesso che per riuscire a seguire in maniera agevole bisogna avere un pochettino di conoscenze delle note sul manico, partiamo appunto e vediamo in pratica che cosa abbiamo visto prima alla lavagna, appunto. Allora, prendiamo la nostra scala madre, la nostra scala maggiore, il nostro modo ionico. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Diciamo, per riuscire poi in questo intento sarebbe meglio sviluppare la scala anche magari più in alto, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok, magari potremmo anche spingersi un po' più in su. Ok, adesso proviamo a fare quello che abbiamo detto prima. Gli accordi erano Do maggiore, poi successivamente c'era il Sol maggiore. Quindi cosa farò? Partirò dalla scala di Do. Poi la stessa scala la farò partire da Sol per ottenere il modo misolidio. Vedete, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi
Quindi da capo sarà. Sentite che pur essendo la stessa scala che parte da Sol, in realtà all'orecchio, anche se nessuno ci accompagna, come dicevo nel video delle scale pentatoniche, un orecchio attento sente già che c'è un cambio di armonia, ok? Cioè... si sente proprio che lo state sottolineando, perché state utilizzando il modo misolideo sull'accordo di Sol, pur essendo che nasce dalla scala di Do maggiore e che le note sono le stesse. Ma sono... è proprio come lo usate sull'accordo che dà questo effetto qui. Poi abbiamo il La minore. E quindi utilizzando la diteggiatura che abbiamo usato, andiamo a pescare il primo La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ecco, La. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ok. La minore. Quindi da capo. Do, Sol, La, Fa, il Fa lo ripeto, ok, quindi accordi io non ne ho fatti, ok? Adesso magari poi in realtà dopo un provate un approccio diciamo molto scolastico, poi potete utilizzare qualche trucchetto, per esempio suonare sul primo accordo, riposarvi sul secondo, suonare sul terzo e riposarvi sul quarto, per esempio. Faccio un esempio, adesso qui ho registrato una roba con il loop, ok, Do, Sol, La minore, Fa, cominciamo col Do, Sol, La minore, e rifermate sul Fa. In maniera molto scolastica quello che ho cercato di spiegarvi prima, facendo molta pratica vedrete che comincerete sicuramente a muovere quello che è secondo me il primo approccio che bisogna avere con le scale modali, ok? Quindi da un certo punto di vista sarebbe un'improvvisazione modale all'interno della tonalità, cioè utilizzo la scala specifica sull'accordo che sta arrivando. Secondo me si comincia così, successivamente abbiamo diciamo, l'utilizzo dei modi in maniera molto più complessa, ma quindi farebbe parte, secondo il mio punto di vista, della seconda fase. Allora, niente, come al solito spero che che questo video vi sia piaciuto e che possiate seguirmi. Iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto per avere le ultime novità. A presto avremo di nuovo un altro video su una Junior del 50. E niente, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la prossima volta. Ciao da Fabrizio.